Dove andate in vacanza in Italia? Buongiorno, buon mercoledì. Anche oggi c'è stato un temporale, si sta bene. Quali parti del mondo hai visto? Lourdes, Francia, Roma in Vaticano, Firenze, Napoli, Verona, tante volte siamo andati a vedere dove c'è Giulietta e Romeo, e poi abbiamo visto l'arena di Verona, Barcellona, abbiamo visto Monte Carlo in Svizzera e poi ancora tante città che non mi ricordo bene. Questa è la frase del giorno in dialetto: è stufa sta che a fa niente. Le mai na laura, ci si stufa star qui a far niente. È meglio andare un po' a lavorare. Non lo so se c'è la comunità ebrea a Brescia, non lo so. Si preferisce vivere adesso perché ci sono più comodità. Una volta si viveva più tranquilli, adesso invece è meglio perché ci sono tante comodità. Oggi Q&A come vi ho promesso ogni mercoledì. Martin, ho cominciato a leggere questo, cosa ti pare? Secondo me è una bella idea, poiché comunque questo tipo di libri, se le letture sono interessanti, aiutano specialmente nei primi mesi o nel primo anno di apprendimento. Se quello che leggi ti interessa, è perfetto. Yuha! Ciao Alberto, che cosa sono le frasi più usate dei verbi pronominali per i giovani italiani? Avercela, farcela, come potrei cominciare ad usarli? Uno che mi viene in mente è posso farcela, puoi farcela, andiamocene, parliamone, vediamoci la settimana prossima. Ce ne sono molti, quando li trovi ascoltando qualcosa che ti interessa, te lo ricorderai in base al contesto, che è molto meglio di impararne tanti senza sapere un contesto adeguato. Tiziri. Ciao Alberto, volevo chiederti come fai per non mescolare tutte queste lingue che stai imparando. Io sono persa fra l'italiano e l'inglese, a volte parlo mezzo italiano e mezzo inglese. Abbraccio per la carissima nonna. Avevo fatto un video sul non confondere le lingue, questo episodio. Quindi per qualsiasi persona che ha quel dubbio, ho fatto un intero video su quell'argomento. Giacomo, tua nonna è molto simpatica. La mia domanda è: quali libri o autori ti piace leggere? Ormai leggo tutto tranne racconti di fantasia. Mi piace leggere qualcosa che è reale, che abbia dentro una lezione di vita, ma preso da qualcosa appunto non inventato. Quindi autobiografie, biografie, storie sullo sport, libri sulla salute, libri storici, libri sull'apprendimento di lingue, come impararle meglio. Adesso libri in italiano su artisti italiani e su città italiane e sulla cultura italiana, sulla motivazione, l'organizzazione, il raggiungimento di obiettivi, educazione finanziaria, veramente di tutto. Alma, ti piacciono i fumetti? Ne sto cercando qualcuno per il mio compito di traduzione italiano-spagnolo. Non ho mai letto fumetti, quindi mi dispiace, ma non saprei cosa consigliarti. Maria, quando si usa qua e quando qui? Quando si usa qui e quando si usa qua? E mio aquello, qui e qua. Da qui e qua. Da l'aquello. L'aquello qui come nego. Tu qui. Sei qui, io sono qua. Da loro come era. L'aquello, io sono qui, tu sei qua. Però se tu sei qua, io non sono qui. Anch'io se non sono qui, sono qua. Mi dovrò informare. Salvata. Vincenzone. Ciao Bomber, intanto volevo mandarti un abbraccio virtuale. Vincenzone, tu non sai che anch'io amo mandare gli abbracci virtuali. La mia domanda è: quando finisci di fare tutto ciò che ti sei prefissato di fare nella giornata, come usi il tempo che ti rimane? Continui a migliorarti
Oppure è giusto rilassarsi un po'? Allora, la risposta è che non riesco mai a fare tutto quello che mi sono prefissato nella giornata, poiché l'ideale per me sarebbe anche riuscire a rispondere a tutte le persone che mi scrivono. Quindi nel tempo libero, se non sono stanchissimo, cerco di rispondere su YouTube, le mail, Facebook, o comunque a risolvere questioni che devo risolvere di imprevisti, cose che devo dare al commercialista, pianificare i pasti, tante cose. Tristan: ciao Alberto, la mia domanda è: come rispondere in modo naturale quando qualcuno ti dice qualcosa di buono? Mi sembra che sto dicendo sempre che bello, che buono. Ma amerei anche avere più vocaboli per questo. Come in inglese direi cool, sounds good, nice, sweet, awesome, great. Solo un suggerimento, grazie. Ciao Tristan, te ne do subito alcuni da usare. Fantastico, grazie mille, lo apprezzo molto. Mi piace la tua idea, ti ringrazio moltissimo. Grazie di cuore, sei troppo gentile, gentilissima. Non so come ringraziarti. Meraviglioso, incredibile, eccezionale, stupendo, ottimo, benissimo. Spero siano utili. Gustavo: ciao Alberto, come posso fare per parlare un po' veloce, vale a dire in modo fluido? Grazie, un abbraccione. Gustavo, come sai, il mio consiglio principale per cominciare a parlare meglio una lingua in modo più fluido è l'ascolto. Una volta che hai ascoltato abbastanza, cominciare a praticare con possibilmente una persona che è un amico. E quando ascolti, ricordati di ascoltare tante volte lo stesso audio. Le espressioni diventano poi automatiche da usare. Carolina: vorrei sapere se i giovani italiani pensano che avranno un futuro qui in Italia, perché ho sentito che loro pensano che qui non c'è futuro, lavoro, eccetera, e mi sono preoccupata. Allora, qua si tratta principalmente di ottimismo. Chiedendo in ogni paese ci saranno giovani che dicono: ah, qua è bellissimo, c'è tanta opportunità. Da altri 100 ragazzi che dicono: oh, odio questo paese, non c'è lavoro, eccetera, no? C'è ovviamente più opportunità e risorse negli Stati Uniti che in Congo, ma il punto è, il discorso è sempre lo stesso del video, l'erba del vicino è sempre più verde, no? Però rispondendo alla tua domanda, sì, molti giovani ragazzi qua in Italia vogliono andare in altri paesi, ma è più una questione di aver voglia di fare e essere un po' creativi. Marley: buongiorno nonna e Alberto, ieri nel corso di italiano abbiamo letto riguardo la Valle d'Aosta. Che si dice? Non sono sicuro di aver capito, ma Valle d'Aosta è una bella regione. Fabiola: ciao Alberto, la mia domanda per oggi è costoso vivere in Italia? Quanto costano gli affitti, per esempio, elettricità, eccetera? Bella domanda, e dipende dove vivi, come vuoi vivere. C'è chi vive con 1100 euro al mese, come chi non riesce a vivere con 10.000 euro al mese. Un affitto può costare 300, 400, 500 euro al mese per un appartamento, o 2000 euro al mese per una casa grande. Elettricità, acqua, eccetera, stanno aumentando in Italia. Costa di più vivere a Roma, Milano o Firenze che vivere a Brescia o a Como, no? Quello è ovvio. Un esempio chiaro: Nadia paga l'affitto, mi sembra, 400 euro al mese. Ha un appartamento, comunque, la sua camera, un soggiorno, il bagno e la cucina. Non vive in centro a Brescia, ma non è lontana. Un abbraccione e ci vediamo domani. Why do I get-